acquario. È questo il segno degli ideali umanitari e della fratellanza. Gli acquari cercano di migliorare la vita dei colleghi e il loro potere proviene dall'intelletto. Sono distaccati, impersonali e credono nella giustizia sociale. Sono generalmente stabili, ma sono inclini ad improvvisare cambiamenti di opinioni, idee, pensieri e piani. Hanno un grande bisogno di libertà e di conseguenza possono assolvere meglio al loro destino nei rapporti basati sull'amicizia. Nella loro personalità è presente una qualità ingannevole e sognatrice e mostrano inoltre un senso di rispetto e di logica. L'acquario è anche il segno della solitudine e di conseguenza i nativi si ritrovano sempre un po' isolati. Gli acquario sono onesti e fedeli e in genere godono di buona salute. Chi appartiene a questo segno accomuna all'originalità e all'indipendenza anche una normalità spinta all'eccesso, che può causare violente oscillazioni d'umore e rendere possibile l'assurdo, l'imprevisto e l'imprevedibile. La permalosità è peculiare del segno. L'individuo cerca sempre di affermare la sua libertà d'essere e d'agire. Quando non si sente amato e compreso, soffre e può cadere in uno stato di prostrazione, anche perché il suo equilibrio non è dei più stabili. Tende sempre ad andare avanti, a cercare novità, ad evitare le convenzioni. Il passato gli serve come esperienza durante la sua fuga, sempre proiettata in avanti. Thank you.
Thank you.
L'acquario ha un temperamento mentale ed intellettuale che vorrebbe dominare i sensi e l'erotismo. Quest'ultimo ha uno sfondo cerebrale, il che può divenire causa prima dell'infelicità in amore. Un'eventuale infelicità affettiva è resa ancor più possibile da altre connotazioni, che sottolineano quanto è bizzarro il nato in questo segno. Detesta la gelosia, vissuta come costrizione assoluta della propria libertà. Ma lui stesso è geloso, anche se potrebbe morire piuttosto che ammetterlo. È geloso e possessivo come pochi altri. D'altro canto, però, raramente è fedele in amore. È più facile che lo sia in amicizia, perché le sue amicizie sono molto ponderate e sentite. L'amicizia è qualcosa che egli non concede a tutti. Disprezza tutto ciò che è pedante e limitato. È piuttosto calcolatore. E se deve intraprendere un'avventura,
lo fa puntando dritto allo scopo. Il suo mondo è abbastanza utopico. L'acquario ha bisogno di contatti umani, anche se poi è abbastanza incapace di legarsi. È poco loquace e non è assolutamente duttile. In certi casi dimostra un distacco che sembra anche disprezzo assoluto per le opinioni degli altri. Un'indifferenza che a volte può essere una sorta di cattiveria nei confronti altrui. La donna dell'acquario è un'ottima educatrice di figli, con i quali instaura rapporti di amicizia. È piena di interessi, che allarga con numerose letture e adora i viaggi.